Nel mondo contemporaneo, sempre più persone si avvicinano alla ricerca spirituale, attraverso pratiche e percorsi che esulano dalle prescrizioni religiose tradizionali e dalle appartenenze ai vari culti. Il bisogno di coltivare una dimensione spirituale è però anche spesso un bisogno represso. Abbiamo tutti momenti in cui intuiamo l'esistenza di una vastità che supera i nostri problemi contingenti e quotidiani. Percepiamo legami misteriosi e profondi tra noi e le persone che amiamo. Intuiamo che potremmo accrescere le nostre sensibilità sottili, ma a volte mancano i contesti o la capacità di affidarsi a qualcuno per compiere un percorso in profondità dentro di noi. Mia madre, Lucia d'Arbitrio, ha speso la seconda parte della sua vita a promuovere reti ed occasioni che riuscissero a mettere insieme in dialogo le realtà di ricerca spirituale più serie ed interessanti. Ciò che accomuna queste associazioni, queste persone, è l'idea di una spiritualità laica, cioè comune, condivisa, trasversale, indipendente dai percorsi, dalle pratiche e anche dalle credenze di ognuno. Questa spiritualità non è soltanto possibile, ma urgente. Il mondo è di fronte ad un salto culturale rappresentato dal cambio totale dei paradigmi di riferimento. Tutto ciò che ci siamo immaginati e che ci ha accompagnati fin qui sta finendo. Sono finiti i grandi movimenti politici, è finita una forma di religiosità, l'economia è crollata su se stessa. Abbiamo la necessità di ritrovare le chiavi del nostro futuro. Una delle parole che è ritornata in auge è meditazione. Una parola curiosa di derivazione indoeuropea che significa trovare la giusta misura. Proprio di giusta misura oggi abbiamo bisogno di parlare. Una misura che si è intossicata, per certi versi nobilitata, dall'avvento della scienza come oggi la concepiamo. Misurare, quantificare è stato il paradigma che ci ha accompagnati negli ultimi 300-400 anni. Abbiamo misurato tutto e in questa sorta di tensione emotiva siamo arrivati a misurare anche i sentimenti, a intossicare il linguaggio. Oggi noi ci chiediamo: quanto mi ami? Ma che cosa significa quanto mi ami? Un metro, un chilo, un chilometro? Abbiamo confuso l'identità stessa di ognuno di noi, basata su parametri di qualità, proprio con elementi di quantità. Oggi avere un grande conto in banca, una macchina grande, essere in qualche modo visibili significa avere successo, ma in realtà poi nella quotidianità ciò che è altrettanto cresciuta è la depressione. Sembra che tutta questa velleità nel voler misurare ogni cosa abbia spento la nostra capacità di sentire. Spiritualità laica è un'espressione strana, curiosa. Ne parlammo tanti anni fa con Lucia, presidente di Conacreis, con grande interesse. E poi spostammo la nostra attenzione verso la ricerca del nome. Sì, ma come ci chiamiamo? Ci siamo spremuti a lungo, saremmo stati 10 o 12, finché Luigi Manconi trovò questo orribile acronimo che è Conacreis, perché non venne fuori un nome più originale. Rimase in tutti quegli anni il filo conduttore di questa spiritualità laica che scoprimmo solo dopo, col passare del tempo, non esistere in Italia. Questa espressione non ha uno studio, non è codificata. E allora spiritualità laica è diventata un filo conduttore un po' per amore, un po' per forza. È un po' tutto, è l'idea di avere una visione della vita ideale collegata a qualcosa di impalpabile, di sottile, di divino, che non è neppure religione, ma che è un filone vicino alla religiosità ed è contiguo all'etica. Quindi avere sempre un sogno, avere sempre un aggancio da qualche parte e dargli anche
gambe, braccia e testa, e in sostanza è passare da un mondo di fantasia, da un mondo quasi onirico, da un mondo legato a una propria idea di spiritualità, ad un mondo che organizza tutto questo, che fa incontrare le realtà, le esperienze e le collega. Come possiamo però recuperare la spiritualità nella nostra vita di tutti i giorni? Mauro Scardovelli è uno psicoterapeuta tra i più famosi in Italia, anche perché nel suo lavoro e nella sua ricerca ha conglobato le antiche tradizioni sapienziali orientali e in generale una visione spirituale dell'esistenza. Le religioni funzionavano meglio quando le società erano un po' più chiuse. Bisogna pensare al futuro. Allora guardiamo con un occhio lungo. La vita spirituale è la vita piena. Cioè è la vita che ci fa respirare pienamente. Spirito vuol dire aria, soffio. Guarda caso, da una parte c'è la leggerezza, l'aria, il soffio, quella è la vita spirituale, dall'altra c'è la pesantezza dei doveri, degli obblighi, della burocrazia. Quello che mi sembra emergere in questa nuova spiritualità è l'accento sul lavoro personale, sull'ascolto di sé e sulla trasformazione come tangibile esperienza. Diminuisce invece il credere, l'appartenere. Da Marco Vannini, il maggior studioso italiano di Meister Eckhart, ho imparato che già i grandi mistici medievali dicevano che credere, solo credere, corrisponde a una fase iniziale della ricerca. La parola credenza è complessa, ma chiamiamola intanto fede, chiamiamola fides, no? Fides. Noi crediamo alcune cose, no? Per esempio quelle che nel mondo cristiano, cattolico, venivano espresse proprio da un credo, no? Io credo, e questo è indubbio. Ma anche c'è una dimensione fiduciale, puntiamo su questo, no? Rendiamo della credenza la fiducia, la fede in che cosa? Beh, nella verità, nell'assoluto, nella luce, cioè in un, diciamo pure in un Dio, in Dio che non è quello poi connotato dalle specifiche credenze. L'X in cui si ha fede, in cui si ha fiducia, resta un altro da noi, resta un altro dal soggetto. Quando c'è questa cosa qui, quando c'è l'alterità, quando c'è la distanza, è questo che vuole dire Meister Eckhart, no? Diciamo che non va bene, non siamo ancora arrivati in porto. Superare la dimensione della credenza significa per il mistico, in particolare per Meister Eckhart, quello di, come dire, di essere figli come il figlio, nel suo linguaggio. E lui lo dice con grande chiarezza, dice che l'uomo nobile, l'uomo giusto e poi l'uomo completamente distaccato è la stessa cosa che il Cristo, e ha la stessa, come dire, le stesse proprietà di Cristo stesso. Il mondo si è desacralizzato a livello, diciamo, planetario. Allora, 2000 anni di menzogne, sì, meno male che lo scopriamo, bello, meno male. A questi punti però, se ci fermiamo, siamo dei fessi. Non è che il sacro è una dimensione falsa, è una dimensione fondativa dell'umanità. Semplicemente va liberata dalle menzogne. Ora, queste cose oggi sono a disposizione di tutti, basta che qualcuno si occupi di dedicarci del tempo, ci sono tutte le letture che vuoi, ci sono tutte le spiegazioni che si vuole, ci sono infinite pratiche. Oltretutto, il metodo che mi sembra più ragionevole è quello della validazione crociata. Andiamo a vedere ciò che c'è di essenziale nel buddismo, nel cristianesimo, nell'induismo, nel taoismo. Vedrai che ci sono poche cose. Come esseri umani, noi siamo delle antenne riceventi. Quando noi diciamo, ah, ma io credo solo a ciò che tocco, vedo e sento, bravo, benissimo. Ti sei allenato a toccare, a sentire? No. E allora senti solo quello che
un tot con grossolano sconsente, cioè soltanto il peso e la massa. Se credere significa ancora essere separati, e se lo scopo della ricerca mistica sia invece in una presa di contatto con il divino, c'è da chiedersi se questa libertà possa trasformarsi in potere, ambizione, arroganza e soprattutto come sia possibile prevenire questo rischio. Racconterò un piccolo episodio che mi piace molto e che è molto noto, forse tutti lo sanno. Riguarda un mistico non cristiano, un mistico musulmano, che è Ibn Mansur Halallaj, il quale, poveretto, venne messo a morte, venne addirittura crocifisso a Baghdad, perché anche lui aveva detto di essere come Dio, no? E allora la storia racconta che quando morì, l'angelo di Dio venne a prenderlo per portarlo in cielo, e il demonio si arrabbiò perché disse: ma come? Io, che mi sono fatto simile a Dio, sono stato precipitato nell'inferno. E Halallaj, che ha fatto la stessa cosa e che ha detto io sono come Dio, va in paradiso. Ma l'angelo gli rispose: vedi, quando tu demonio dicevi io e Dio siamo la stessa cosa, tu avevi in mente te stesso, mentre quando lo diceva Halallaj, lui aveva in mente Dio. Se la nostra parte spirituale è immanente al nostro essere, come si manifesta? Come possiamo rintracciarla fin dall'inizio della nostra vita? E da genitori? Come possiamo coltivarla sia in noi che negli altri? È una domanda che ho rivolto ad Adriana Ciarchi, una delle più stimate antroposofe italiane, nonché insegnante della Scuola Steineriana di Milano. La spiritualità è un'essenza dimenticata da molto tempo. Ci capita qualche volta, quando siamo fortunati, di poter osservare il cielo stellato, e se ci osserviamo vediamo che i nostri pensieri vanno oltre la quotidianità, la materialità, la fisicità, e ci perdiamo in quell'infinito che può essere il cielo stellato, piuttosto che la luce solare che ci inonda. La luce solare ci illumina di giorno, e la notte possiamo osservare le stelle di giorno. Noi viviamo la vita quotidiana fatta di mille difficoltà. Potremmo dire: viviamo in un mondo finito, mentre la notte, o quando riflettiamo, viviamo in un mondo che è infinito. La scuola a me non piace come oggi, perché è una scuola pesante. Lo spirito è il punto in cui l'umano, l'umanità, raggiunge il massimo del suo potenziale. Quindi raggiunge, nello stesso tempo, il massimo dello sviluppo dell'intelletto insieme al cuore, due occhi dell'anima. E allora, se è così, io sono in grado di immaginare una nuova scuola dove i bambini possono imparare ad amarsi tra di loro, ad amare gli insegnanti, ricevendo amore, ad amare le attività che fanno e ad andare a scuola non vedendo l'ora di esserci, ma d'altra parte anche rimpiangendo un po' di dover andare via da casa per andare a scuola, perché anche a casa stanno molto bene. Quindi io posso immaginare famiglie dove si praticano principi spirituali, che vogliono dire tutte le qualità dell'essere. Se va a scuola e trova insegnanti così, aumenta la sua benessere.
Allora, perché dobbiamo vivere ancorati a una visione così vecchia dell'umanità? Umanità fatta di regno storico, umanità fatta di individui in competizione tra loro, la socievole insocievolezza, di cui parla Kant. Ma perché dobbiamo essere insocievoli? Certo, lo diventiamo insocievoli, o siamo educati all'insocievolezza. Io sogno un mondo in cui la scuola aiuti i bambini a contattare il mondo dello spirito, è una cosa magnifica in cui vive, dove non c'è più risentimento, non c'è più rancore, c'è solo benevolenza, compassione. Nessuno ti fa più arrabbiare, qualcuno ci taglia la strada, viene in rabbia, ti viene da insultare, così. Quando vedi le cose più in profondità, questo moto se ne va anche nel rapporto di coppia, nel rapporto con i figli. Nel momento che un figlio si comporta in un certo momento male, quando ci comportiamo male vuol dire che pensiamo male, e pensiamo male quando siamo frammentati. Allora, che me la devo pigliare con un frammento di Giovanni o con un frammento di Maria? Ma perché? Una volta che Maria o Giovanni sono interi, stai tranquillo che allora vanno perfettamente in accordo con la mia anima e con la loro. Quindi è un processo è un lavoro da compiere, ma noi rifiutiamo di compierlo, rifiutiamo semplicemente perché non abbiamo capito che la nostra cultura in questo senso è tra le più ignoranti che ci siano mai state. Cioè, mandiamo un razzo sulla luna con delle persone dentro, ma non siamo in grado di capire cose così semplici che i cosiddetti popoli primitivi avevano capito di più. Noi possiamo cogliere al principio della vita di un bambino qualcosa che avvolge il bambino, e noi lo possiamo percepire in quella luce che emana dai suoi occhi. Via via che il bambino cresce e diventa fanciullo, vediamo che questa spiritualità non si manifesta più addirittura in qualcosa di impalpabile, ma che tutti quanti sentiamo, ma la puoi cogliere attraverso la profondità dei suoi pensieri. L'uomo non è frutto di un intelletto caricato di nozioni, ma l'uomo è frutto della cultura, e la cultura è un fuoco che deve incendiarsi in ciascuno di noi. Quindi, se noi riusciamo a accendere la miccia di questo fuoco attraverso un insegnamento che non deve essere nozionistico, ma deve fare in modo che sia lui stesso a produrre il riconoscimento di una legge, piuttosto che la ricostruzione di un pensiero, non attraverso la memoria, ma attraverso un lavoro interiore. E anche questa è spiritualità. I contesti dove noi cresciamo non sono sani, conseguentemente i bambini introiettano dei traumi. E questi traumi sono zone scisse di noi stessi. Quando noi nasciamo ci sarebbe un progetto della natura per noi di crescere sviluppando tutte le nostre qualità. Un cane diventa un cane, un gatto diventa quello che è. Noi no. Queste scissioni ci allontanano dal nostro sentire primario. Una volta che la nostra psiche è così disturbata, a livello psichico usiamo la psiche per pensare al sacro, è chiaro che quando pensiamo da quel livello lì, che è l'evoluzione,
evoluzione non è qui ma è qui, noi non capiamo di cosa si sta parlando esatto. E quindi credo che la tematica centrale è andare alle origini nostre, ricapire cosa vuol dire togliere i traumi, le scissioni che ci rendono impossibile essere interi. Quando Hegel dice il cammino verso l'intero, no? Il progressivo cammino della coscienza verso la visione sempre più grande. Bene, questo l'ha fatto in primo luogo al nostro interno. Perché? Bene, uno, prima cosa, per stare bene. Perché se sono scisso, avrò sempre delle conseguenze, avrò sempre dei sintomi. Due, perché se io non sono non integro, questa non integrità la proietto fuori. E quindi il rapporto col sacro sarà mediato da questa non integrazione. Essere interi, coerenti, uniti, questa sembra essere la via dello spirito, ma è anche l'unica via per diventare dei buoni insegnanti. L'insegnante non può più essere una persona preparata che esercita la sua autorità detenendo un sapere. Il buon insegnante è la testimonianza vivente di questo processo di accensione delle potenzialità umane attraverso la cultura e lo spirito. Un buon maestro deve essere capace di sviluppare un pensiero che parte dal suo cuore. Noi siamo convinti che i pensieri partono dalla testa, dal capo, ma i pensieri quelli veri, quelli che possono influire educativamente sull'altro, sono quelli che partono dal cuore, perché sono quelli che ti permettono di poter riflettere e di guardare dentro te stesso. Un buon maestro non guarda l'altro per giudicarlo, ma guarda se stesso per cercare di trovare che cosa può cambiare in lui per cambiare l'altro. Deve sviluppare sentimenti che hanno a che fare con la devozione, la contemplazione e anche e soprattutto l'umiltà. La spiritualità trova però la sua maggiore prova nel rapporto con tutto ciò che a livello personale e sociale resiste al cambiamento o è semplicemente sordo a questi principi. Come ci si relazioni al mondo che non vuole cambiare? Ascoltare è un grande tema, un tema da cui dipende la qualità della ricerca stessa. I greci sapevano che l'anima individuale non è separata dall'anima della polis. Platone sapeva che se i governanti della polis sono corrotti, i giovani hanno difficoltà. Noi abbiamo bisogno di frequentare contesti che siano sani. Se tu sei un bravissimo violinista e tu frequenti persone che non sono buoni musicisti, non ce la fai. Il problema è che oggi ce n'è poche, perché la diseducazione è sistematica adesso, no? Il neoliberismo, la fase finale, ha creato l'umanità senza più alcun tipo di valore se non il godimento immediato e senza limiti. Quindi è il massimo della diseducazione, quindi il proliferare dei desideri, legittimare qualunque desiderio. Da una parte, dall'altra far lavorare le persone a 400 euro al mese, in modo che non abbiano nemmeno possibilità di farsi una famiglia. Quindi ci troviamo di fronte a contraddizioni della società di oggi che rendono molto difficile, no? Un cammino spirituale da una parte. Dall'altra invece ci troviamo di fronte a un'occasione straordinaria, perché l'umanità, se va avanti così, soffrirà sempre di più.
Quindi ci troveremo un giorno in cui per forza bisognerà occuparsi di qualcosa di più serio che sono delle cialtronate di cui normalmente ci occupiamo nei telegiornali tutti i giorni e delle cose che ci preoccupano. Non è nemmeno la sicurezza economica quella che ci rende. È chiaro che l'insicurezza economica oggi è drammatica perché siamo una società senza solidarietà. Ti faccio un esempio molto semplice. Se tu fossi un mio amico e tu avessi una difficoltà economica e io sono veramente tuo amico e ciò del posto è casa mia e casa tua, il problema del dove dormire e mangiare non ce l'hai, fine. Ma oggi siamo diventati tutti che abbiamo bisogno di spazi nostri, bisogno della mia stanza, bisogno che vada cucina, bisogno anche di questo, mi siamo abituati a una infinite bisogni che gli esseri umani in realtà non hanno mai soddisfatto in questo modo. Ti darò qualche indicazione molto semplice. Quando ero nella mia infanzia, mi rendevo conto, quando ero nella mia famiglia potevo raggiungere un certo grado di contentezza. Se eravamo una famiglia allargata, di più. Se eravamo ancora di più, perché si creavano molte più relazioni possibili. E ho sempre visto che non sono mai i beni materiali a generare la felicità, ma sono i beni relazionali. Tutti sappiamo cos'è l'innamoramento, penso, no? Allora, preferite vivere con un stato di innamoramento o preferite vivere un'automobile da 500 cavalli, un attico, super attico da 5 milioni di euro? Chi ha sperimentato cos'è una vera relazione, e tutti il prezzo l'abbiamo fatto, sa che questo non è pagato. Allora mi chiedo, ma cos'è la cosa più importante oggi? Ma non c'è dubbio che oggi la cosa più importante è promuovere l'uscita dall'individualismo. E quindi promuovere qualcosa che faccia sì che le persone godano nello stare insieme, reciprocamente, onorino o ciascuna il valore dell'altro, anziché competere. Ama il prossimo come tuo, come te stesso, è un dovere dharmico, non è qualcosa che se io non lo faccio mi devo nutrire di sensi di colpa e autofustigarmi, ma è qualcosa che se faccio entro nel regno di Dio, così come se arrampico bene entro nel regno degli albinisti ancora vivi. Quindi ci sono, come dire, delle leggi che non sono prescrittive, sono descrittive di come sta la realtà. Allora il vero lavoro spirituale è andare a vedere quali sono queste leggi che descrivono la realtà. E lo stesso la legge dell'amore è un po' come la legge di gravità. Se io la pratico ci saranno delle conseguenze, se non la pratico ce ne saranno delle altre. Se prendo una ginocchiata su uno spigolo mi fa molto male subito. Se violo una legge spirituale non mi fa molto male subito. Può darsi anche che in quel momento provo piacere nel violarla. Ad esempio, se sono prepotente ottengo qualcosa, in quel momento ho quasi un premio. Ma se avessi la capacità di guardare più in profondità vedrei che dentro di me c'è una parte sofferente. L'ultima idea che non riuscimmo a sviluppare di Lucia riguardava le associazioni presentate e riconosciute dallo Stato come sentinelle dell'ambiente. In qualche modo le associazioni, i gruppi di persone, quindi dichiarati, organizzati, venuti alla luce del sole, che sono responsabili e si assumono la responsabilità di stare, vivere in un territorio e di prendersene cura. Quasi un'evoluzione naturale di Conacreis che avrebbe potuto portare a una collaborazione maggiore, sempre molto concreta, facendo incontrare gli ideali. Questa idea, secondo me, è da riprendere, è da mantenere, da rilanciare, perché significa avere in un determinato ambiente gruppi che sono coscienti di quello che fanno, ne hanno riconoscimento, questo venire alla luce che ritorna, e operano in maniera condivisa, diciamo, per un interesse comune. C'è un tema ancora che secondo me di grande interesse è tutto da sviluppare. Come
la nostra esperienza, quella di Conacres, delle nostre associazioni, può entrare in sinergia con quello che esiste, con una società, con un mondo che possiamo criticare, che possiamo valutare, analizzare, ma entrare in sinergia significa costruire qualche cosa che può stare dentro quello che esiste senza entrare in conflitto, non come alternativa. L'alternativa da un punto di vista spirituale alla fine diventa un motivo di separazione. Se c'è conflitto, chi ne fa le spese siamo sicuramente noi. È persino autolesionistico immaginare di creare alternative forzose a un mondo che esiste, mentre è molto più innovativo entrare in sinergia con, cioè trovare elementi di utilità reciproca, di collaborazione, perché sia l'esempio, quello che noi viviamo più o meno coerentemente, a essere il motivo trainante della riflessione altrui. Nel Bhutan un governo coraggioso ha fatto un bilancio che normalmente in Occidente non si fa, ed è il bilancio della felicità, chiedendosi se in qualche modo oggi, dopo anni di rivoluzioni, di trasformazioni, siamo diventati più felici. Qualcuno ha tentato di farlo in Europa scoprendo che ogni semestre raddoppiamo l'uso di antidepressivi, tal punto da renderci conto che, nonostante ci abbia aiutato profondamente l'avvento di una farmacopea, di una farmacologia sempre più assennata, forse la salute non sta dentro il corpo, come dicevamo nell'indagine della realtà oggettiva, e cioè come si fa a coniugare il benessere con la nostra esistenza, renderlo un fenomeno quotidiano. Salus significa salvezza, e bisogna salvarsi da qualcosa, e ci siamo resi conto, provando a curare il corpo ovunque, che non è lì l'epicentro della trasformazione. Nella mia esperienza, salute è un concetto collettivo. Dobbiamo ritrovare il processo di trasformazione ancora una volta in ciò che mi riconnette con il mondo. Ho visto malattie scomparire in soggetti che si sono semplicemente innamorati. Ahi noi, non c'è ancora un pulsante da schiacciare per poter innescare questa rivoluzione all'interno della nostra esperienza quotidiana, ma c'è un atteggiamento che può contribuire alla guarigione. Guarire anche in questa formula significa trasformare, cambiare. Noi abbiamo oggi ancorato tutte le nostre certezze a ciò che non cambia, al punto da far fatica a trasformare i nostri stessi processi sensoriali, ma anche i nostri stessi processi di accoglienza. Siamo in una società multietnica, ma non riusciamo a parteciparla. Siamo in una società che integra giovani e anziani in misure forse sproporzionate, ma in ogni caso che rispondono a ciò che abbiamo tracciato con le esperienze quotidiane. Integrare significa guarire. Se voglio guarire, bisogna che mi arrenda agli altri, bisogna che inneschi dentro di me un sentimento inusitato e che accetti di alzarmi la mattina cercando nel mondo ciò che non conosco. Solo con questo atteggiamento potrò guarire l'esperienza che andrò a vivere e tornare ancora una volta a trovare nel futuro la chiave dei miei processi rivoluzionari. Parliamo di sensibilità? Ebbene, tutti i nostri sensi guardano davanti a noi. Se il futuro è diventato la sede della paura, significa andare incontro alla depressione certa. Se il futuro torna ad essere la sede della speranza e della salvezza, trovare la salute attraverso il processo di guarigione significa costruire delle società nuove per i nostri figli.